Riconoscete questa immagine? È il treno, anzi il trenino dei desideri. E questa volta la musica non c'entra. Il controllore appollaiato su uno dei vagoni non è Adriano Celentano, splendida voce prestata al testo di Paolo Conte, ma Eugenio Fascetti, abile nel trasformare un manipolo di buoni giocatori con tanta voglia di emergere in una piccola corazzata. Quel trenino resta la vettura dei desideri, dei sogni di una città intera, ancor più che di una semplice squadra di calcio. Bari è stata la locomotiva del meridione, l'ultimo baluardo geografico, oltre che economico, di un sud arroccato su posizioni sin troppo provinciali per poter abbandonare le rotaie, divenute prigione di un'evoluzione mai realmente completata. Dopo tanti fallimenti, però, non resta che ripartire da questa foto, dall'ultimo sbuffo di quel trenino. Era un omaggio doveroso, come diciamo sempre noi, caro Vincenzo, a un Bari che forse non c'è più, a un Bari che sapeva fare del gruppo e della voglia di emergere la sua effigie. Il fiore all'occhiello di quella squadra era tanti buoni giocatori che diventano grandi qui e che poi magari vanno altrove. Abbiamo un po' perso questa Bari, voglia a Bari. Di... Basterebbe fare il nome di Gianluca Zambrotta, che in quel Bari si è imposto a livello calcistico nazionale, poi è diventato uno dei più forti terzini del mondo. Io invece faccio il nome del mio libero preferito, che ho amato anche al Genoa con i suoi grandi colpi di testa. Diamo il benvenuto in gol, non colpi di testa in un altro senso alla Balotelli. Diamo il benvenuto ad uno, a mio avviso, dei più grandi difensori del Bari. Concordo. Negli anni d'oro, delle vittorie in A. Diamo il benvenuto a Gaetano De Rosa. Benvenuto, Gaetano. Benvenuto a voi, grazie mille per l'invito. Gaetano, abbiamo una splendida istantanea che ci regala oggi la regia, composta da Michele e da Alessandra, una tua corsa al fianco di Falzini. Non so se l'hai riconosciuto, il Vincenzo, il Falzini del Parma, quando il Parma aveva la maglia gialloblu, e qui vediamo la falcata anche di Gaetano. Hai girato molto in carriera, caro Gaetano, però penso che Bari rappresenti una delle città e una delle squadre alle quali tu sei indubbiamente più legato. Sì, Bari era non soltanto mi ha permesso di lanciarmi nel mondo della massima categoria, ma dopo qualche mese è diventato anche la mia scelta di vita. Purtroppo poi dopo il rapporto si è interrotto dopo 7 anni, ma indubbiamente la mia volontà era quella, o diciamo il mio obiettivo primario era quello di iniziare e finire in quella città, che comunque ha sempre avuto grandissima testa di stima nei miei confronti. E io ho cercato di ripagarli con tutta la mia, insomma, tutto quello che erano le mie possibilità, tutte le mie risorse in cui avevo a disposizione, e ho cercato di ripagarli con tutto me stesso. Io avrei una domanda, diciamo, lei che ha vissuto a Bari, ha conosciuto la città, l'ambiente, che spiegazione si dà delle difficoltà che la squadra ha affrontato in questa stagione in Serie B, nonostante le ottime premesse che c'erano dopo la campagna di rafforzamento estiva? Che è un po' lo spot di ogni anno, Gaetano, si parte bene, sì, poi sì. C'è sempre qualcosina che non va. Ma sì, ma penso che queste difficoltà, questi limiti lo hanno tante squadre, che poi non è facile vincere, non è facile soprattutto trovare quella affidabilità, quella solidità, quella serenità che poi ci porta un po' al di là di questi aspetti tecnici che coinvolgono un po' tutti, quelli che possono essere le condizioni ambientali, quelli sociali, quelle dei media, quelli comunque il rapporto con la società. Insomma, io sempre sono stanco di dire questa cosa. Io sono andato via a Bari con tantissime difficoltà e a malincuore, perché comunque il mio grande desiderio era quello di, appunto, come ho detto prima, come premessa, era quello di continuare con quella grandissima esperienza e poter veramente agguantare un obiettivo importantissimo, che era di diventare comunque, appunto, negli anni un riferimento e fare la storia importante di questa città, che meritava ovviamente un palcoscenico più importante. Ma non è facile, insomma, agguantare questi obiettivi. E le difficoltà mi sembrano sempre sentire, anche se adesso non sono ad entrare come prima, le difficoltà più o meno sono sempre le stesse. Non è facile, bisogna avere pazienza. Purtroppo noi non abbiamo pazienza, pensiamo che magari basta fare qualche riferimento per essere un po' più lucidi, come magari la gestione Inter, che per tantissimi decenni ha sempre speso in maniera proporzionata a quelle che sono state poi le vittorie. Cioè, bisogna avere un po' più di equilibrio, e quando io queste cose ho parlato già quando sono andato via, insomma, nel 2004,
mi sembrava di fare la stessa, di vedere sempre la stessa situazione. C'è una, magari chi può, nella, non so, la stampa che magari in certe circostanze invece di fomentare, magari tenersi qualcosa dentro, la città magari comprendere le difficoltà oggettive dei giocatori. Magari in questo caso i giocatori sono passati da un eccesso di grandissimo, magari noi nella nostra era facevamo anche fatica a pubblicare una foto, oggi invece lo fanno con grandissima facilità. Attenzione, Gaetano, hai toccato un tema particolarissimo e soprattutto importante. Forse i giocatori di una volta avevano un po' più di rispetto anche dei momenti, cioè il momento in cui un giocatore è protagonista di una partita sfortunata nella quale non si comporta bene, magari prende un gol. Non mi riferisco al Bari in sé, ma anche a Bari c'è stato questo problema. Poi non puoi passare il resto della serata a postare foto su Instagram, a fare stati che non hanno niente a che fare con la partita, perché è una dimostrazione di una mancanza di rispetto nei riguardi non solo della squadra, ma anche dei compagni e dei tifosi. Ma c'è anche il rovescio della medaglia, anche la gente, anche i tifosi, ha fatto piacere vedere una squadra che riusciva comunque a fare il proprio dovere con uno spirito, diciamo, quasi gioioso, fatto di grande entusiasmo e tutto quanto. E quindi tutti si sono accodati e nessuno, ok, sembrava tutti comunque sposare quella politica. Cioè, adesso nel momento in cui i risultati non arrivano, tutti ci attacchiamo magari a dei gesti non fatti. Io sono per una serie, cioè, se facciamo una scelta, la facciamo insieme, la portiamo avanti insieme. Cioè, i gesti si fanno quando le cose vanno bene o quando le cose non vanno bene, se si ha il coraggio e la complicità tra ambiente e la squadra, di comprendere che comunque quell'atteggiamento non è mancanza di rispetto o di menefreghismo, ma cercare soprattutto di trovare quel benessere, quella serenità, okay, che necessita nello sport, di potersi esprimere al massimo per poter fare delle prestazioni all'altezza della situazione e di portare e agguantare un risultato poi importante. Nel Quindi è una frattempo scelta che stiamo. si fa in comune, non, è troppo facile, insomma, sposarlo, condividerlo in certi momenti quando le cose vanno in un certo modo e poi dopo come la classica, insomma, disamina da bar, appena le cose non vanno bene, Tutti a no, mare, questi tutti a mare. tutti a mare perché vedi, sono atteggiamenti di superficialità, non se ne fottono, oppure magari sono andati di qua o sono andati di là. Le stesse cose sentiamo mai nel calcio, non nello sport, forse in tutte le piazze da 30 E anni, al 30 anni. meridione Andiamo purtroppo. oltre, Al meridione siamo troppo purtroppo c'è immaturi. questa abitudine. Tra l'altro stiamo vedendo dei tuoi gol, uno con il Genoa. Non so se l'hai visto anche tu, Sì. Vincenzo, mentre Gaetano parlottava con noi di un tema importantissimo, che è il legame con una città e con una squadra. Un gol pazzesco a Lecce con la maglia del Genoa, da attaccante puro. Un gol che vale doppio per uno che a Bari è stato capitano in Guarda, Mario, pectore. io su questo con l'occasione vedi Bari è stato un po', cioè quell'anno lì a Genova c'è una parte, un aspetto importante della mia vita e della mia vita professionale. Sono riuscito ad avere un buon equilibrio tra una vita sociale, una vita personale, cioè portare avanti la mia vita e vivere la mia aspetto, anche il mio aspetto professionale. Cioè io a Bari, che se ne dica, e ne ho sentite tante nei miei anni, cioè che okay, io trovo, cioè metto una firma per vedere se qualcuno ha mai visto in un locale, ma questo non lo dico per vantarmi, anzi, io tornando indietro, oggi a 40 anni, ti dico che anche quello non andava bene, perché un ragazzo a 20 anni, che ha comunque ed ha una natura umana, deve avere quell'equilibrio e quella capacità in qualche modo, okay, di trovare anche risorse mentali, nervose, okay, anche svagandosi. Certo, sempre con maturità, sempre con grande senso di responsabilità, sempre con equilibrio, ma non andava bene neanche stare segregati in albergo come facevo io al Magic per 7 anni. Quindi dico, ci vuole equilibrio, ci vuole rispetto e ci vuole soprattutto Però quella quello capacità. era un atto, secondo me, anche di rispetto nei riguardi della Assolutamente. piazza, cioè cerco di Sì, ma impegnarmi il più la possibile. piazza non ha esitato a contraccambiarmi o a vedere alcuni aspetti o a inventarsi alcuni aspetti. Mi riferisco a una piccola, insomma, parte della città che comunque hanno raccontato storie e storielle, cose che comunque a me come uomo e a me come giocatore mi hanno fatto molto male. E no, adesso posso ammetterlo perché comunque nessuno ama, okay, che la gente si inventi storie, storielle o flirt che non esistono o altre cose. E quando io Però parlo di purtroppo, come sai, a rispetto. volte le città hanno un provincialismo eccessivo e Sì, ma quindi. la cosa, il paradosso che voglio dirti, io sono stato a Bari circa all'incontro col Crotone e qualcuno ancora sui social ha avuto la pazzesca a quel punto di sottolineare alcuni aspetti ancora attinenti a quelle voci infondate che io ho dovuto mettere a posto sui social, cioè chiedendo cortesemente, tra l'altro, con grande stile, ok, che non era il caso di affermare il falso.
o quantomeno appurare prima che sia zero, prima di scrivere delle cose. E questo è un discorso delicato. Se noi pensiamo che la squadra, i tifosi e i giocatori sono un patrimonio della nostra città e sono la, no la nostra anima e sono la nostra passione e sono i nostri colori, cioè quando bisogna spendere una parola, o ci accertiamo che sia la verità Oppure oppure uno fa teniamo meglio sulla a star parola. zitto, dici tu. Giustamente Non ho dici, se capito uno non più. è sicuro non deve dire nulla. Bravissimo, perfetto. Non, se uno non è sicuro, ok, lui dice, e poi per amore appunto della squadra, tutto quanto, meglio una parola in meno, soprattutto in certi momenti. Quando c'è da soffrire, c'è da soffrire tutti insieme. È troppo facile in certi momenti trovare un capro espiatorio. Cioè, quando cioè, obiettivamente, un giocatore fa un errore, perde la partita, cioè lui lo sa. E cioè, ci sta anche magari una critica per vedere tutto quanto. Però dico, in quella circostanza bisogna chiedersi, ma secondo te il diretto interessato non sa che ha fatto un errore talmente palese, ma come starà quel ragazzo? È il primo a star male. A Questo star è male, nel suo il problema. dubbio. Va anche detto, ad esempio, che nei riguardi di Don Cor, per il clamoroso errore fatto proprio in quella partita, la Certo. tifoseria ha comunque mostrato una grande maturità, nel senso che nei riguardi del giocatore, al di là di qualche critica giustificata, perché l'errore lo fanno Sul tutti e momento tutti ci vanno stava, criticati. diciamo. Dopo c'è stata una certa vicinanza anche proprio sui social, c'è stato un video dove si vedeva la tifoseria del Bari pronta ad esortare il ragazzo, ma capisco le tue parole, anche perché Gaetano, sarà perché abbiamo un bel rapporto io e te, però penso che di calciatori che hanno amato realmente la piazza come te ce ne siano pochi. Abbiamo sempre visto tanti giocatori che sono arrivati qui e poi magari non vedevano l'ora di andare via per far crescere il proprio portafoglio, che è una legittima ambizione anche professionale. E Guarda, magari guarda, qualcuno che questo avrebbe desiderato rimanere a vita qui, sì, poi è ma andato a fare non benissimo a Genoa e a Reggio Calabria. sì, ma il sistema non ti spinge più a perseguire certi obiettivi. Oggi purtroppo c'è la consapevolezza da parte del giocatore, come lo è sempre stato, e lo dimostrano alcuni aspetti, cioè alcuni appunto esempi di grandissimo livello. Cioè che quando tu non servi, cioè nessuno ti dice grazie per quello che hai fatto. Bandiere sono scomparse, non perché non ci stanno uomini o giocatori che vorrebbero inseguire certi obiettivi o certi, appunto, certi obiettivi così prestigiosi. È che in effetti oggi tutti sono consapevoli che quando non servi più, cioè, ti diranno grazie senza riconoscenza appunto, senza ringraziarti. Quindi purtroppo questo lo comprendo, però comunque poi ci sono sempre delle persone che magari hanno il coraggio e hanno la forza di inseguire certi obiettivi. Poi, tra l'altro, parlando del Genoa, mi viene in mente un giocatore che è Cosimo Francioso, un caro amico tra le altre cose, che a Genoa ha fatto tantissimo e bene, addirittura più gol di Pruzzo. Quando il Genoa ha festeggiato il famoso compleanno, lo ha messo al fianco di Scurravi e Aguilera come uno dei più grandi bomber della storia. Anche questo è bello e anche questa è una mentalità, un senso di appartenenza che dobbiamo portare anche a Bari, perché Bari ha avuto dei Certo. giocatori fenomenali e bisognerebbe fare di tutto per conservarne la memoria. Piccola parentesi, io sono rimasto deluso dalle frasi di Cassano che non ha messo il Bari fra le squadre del suo cuore. Non tutti siamo uguali, però io un po' da barese ci sono rimasto male, Gaetano. Beh, sì, è chiaro Tu poi l'ho che conosciuto, per cui. Tu poi l'hai Antonio conosciuto, anche quindi lo tu sai lo come era fatto il ragazzo. sì. Sì, Anche la vabbè, buonanima diciamo di che Franco Mancini, di Checco Mancini, tutti sanno cosa fece durante un allenamento a Mancini e come rispose il grande ex portiere del Bari. sì, diciamo che in quella circostanza magari, sai, siamo tutti strano, perché comunque uno non deve mai perdere il senso di appartenenza e soprattutto chi gli ha dato la possibilità di lanciarlo nel mondo che conta e dargli ovviamente un'opportunità di vita acciuffando dei traguardi elevatissimi, quindi insomma, sembra strano questa cosa, però Fa è male, però molto come si male, suol dire, se uno è pronto ad amare deve essere pronto anche a soffrire. dai. Gaetano, Gaetano, io ti ringrazio, mi fa Grazie sempre a molto voi, piacere a me parlare fa con te sempre. perché per me rimani uno dei simboli belli di un Bari che rivorrei vedere in alto come quello nel quale tu Guarda, io giocavi. concludo con questo, sono molto orgoglioso e oggi più che mai ho questo riscontro e questo grande calore ancora di una città che mi ha sempre veramente manifestato il proprio affetto e i propri attestati di stima. Anche insomma, nella circostanza, quando sono arrivato 10 giorni fa, col Crotone, io ci sono venuto di mia volontà, di mia iniziativa, perché in effetti era una cosa che io dovevo, non soltanto a me stesso, ma anche a quella
a tutti quei tifosi che comunque a cui io dovevo dare cioè dovevo ringraziare, perché io sono andato via dopo 7 anni nel silenzio, tra mille problemi, cioè, senza neanche avere l'opportunità di ringraziarmi. Quindi io sono tornato a Bari proprio con questa pretesa di dare a me stesso e a quella gente la lieta fine, insomma, un dignitoso fine di rapporto che è stato per 7 anni eccezionale e magico. E quindi Grazie. quello è stato il motivo per il quale sono venuto, diciamo, a Bari. Grazie mille a Grazie a Gaetano De voi. Rosa, alla prossima! Grazie a voi, buona Ciao, giornata a tutti. ciao Ciao. Gaetano, andiamo subito in pubblicità.